Buongiorno, bentornati qua nella nostra galassia. Prima di iniziare il video volevo ricordarvi di iscrivervi al canale se non lo siete già e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle uscite dei nostri video. Video, diciamo, di gossip, che però racchiude molto dello spirito che BioWare sta cercando di portare avanti. In effetti, per la mia esperienza personale, ho 33 anni e gioco dal 1998, non l'avevo mai visto. Ma andiamo con ordine. Ieri, o l'altro ieri, non ho ben capito in realtà la data, un redditiano o utente di Reddit, di cui non pronuncerò il nome, non ne sono capace, ma potete andare a leggere tutto il suo commento cliccando sul link in descrizione, ha creato un post enorme. E vi giuro, è enorme, andando ad analizzare per filo e per segno tutta la sua esperienza in Anthem, sottolineando quali piaceri e quali schifezze avessero fatto con questo titolo. Ma fino a qua nulla di particolare, praticamente tutti lo hanno fatto, se non fosse che nella sua esperienza negativa ha citato un episodio poco piacevole, cioè la perdita per colpa di una meccanica di gioco del suo primo leggendario, dopo 80 ore di gioco. Non vi sto qua a fare la moina a spiegarvi il perché e il per come, sta di fatto che lui ha perso quel leggendario per una meccanica di gioco. Quello che però stupisce è che Irving stesso ha risposto al commento di Reddit e si è preso tutta la colpa per la brutta esperienza che questo giocatore, ma credo valga per tutti, ha avuto in Anthem. Ecco, questa è la cosa che ha stupito di più, l'ammissione di un capoccia della BioWare che si prende la colpa e porta spiegazioni, non scuse, su ciò che è successo e su ciò che BioWare sta facendo per risolvere tutte queste problematiche. La BioWare, pur vedendosi attaccata a destra manca, sta comunque portando avanti il suo lavoro e sembra proprio che, a dispetto di quel che gli si può dire, sta ascoltando e tenendo moltissimo alla sua community, che è comunque in continua espansione. Irving stesso ha ammesso che stanno lavorando per la prossima patch su un alto quantitativo grosso di bug, sul drop rate e anche sulle roccaforti, che attualmente hanno dei problemi. Che dire, quindi? Aspettiamo e vediamo che succede, da qua in avanti. Ma vista la cura che BioWare sta usando perfino per rispondere alla community, prendendosi tutte le colpe senza scusanti, ci si dovrebbe aspettare solo buoni cambiamenti, o almeno così si spera. Con questo è tutto, GG a tutti quanti.